Ho avuto il piacere di intervistare l'ex amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani. Con lui abbiamo fatto un tuffo nel passato ricordando le grandi vittorie dei rossoneri, il Milan che era arrivato più volte sul tetto del mondo conquistando trofei su trofei, ma soprattutto Galliani ha svelato i tre più grandi acquisti dell'era Berlusconi. Secondo voi quali sono stati? Quali sono questi tre nomi svelati da Adriano Galliani? Lo dice l'ex AD nell'intervista che vi sto per proporre. Proprio nel primo minuto parla di queste tre trattative, dei tre più grandi acquisti fatti nel calciomercato della sua era, dell'era Berlusconi-Galliani, ovviamente realizzati in coppia con l'amico Ariedo Braida. E poi successivamente Galliani, nel corso dell'intervista, parla anche dell'attualità, del perché il Milan dovrebbe rinnovare il contratto a Stefano Pioli, allenatore che ha dato comunque tanto a questo Milan per una rinascita della squadra, sulle quotazioni scudetto, sul Milan competitivo per il primo posto. Ha ricordato anche la trattativa per l'acquisizione di Zlatan Ibrahimovic, naturalmente amico di Galliani, Zlatan Ibrahimovic. Tra l'altro lo stesso ex AD rossonero, che ricordiamolo attualmente è amministratore delegato del Monza, ha parlato anche di Frank Kessié e di Donnarumma, di come sia difficile fare il calciomercato oggi, soprattutto per una Serie A che non ha più l'appeal di una volta, essendoci poi altri campionati sicuramente che attraggono di più, con maggiore attrazione. E questo vale anche per i giocatori che vedono la Serie A come una categoria di passaggio, come un campionato di passaggio. Tutto questo con l'ex amministratore delegato rossonero Adriano Galliani, e quindi parla sia del Milan del passato ma anche dell'attualità, intervenuto ai nostri microfoni in un evento del collega Gianluca Di Marzio nell'evento di presentazione del suo libro. Ecco a voi Adriano Galliani. Ma si aspettava un Milan comunque sia così in alto nella classifica nonostante gli infortuni che ha subito inizio stagione? Sì, il Milan sta facendo molto 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 bene. Mi è piaciuto leggere anche l'infortunio di Rebic proprio di ieri, ma Pioli è bravissimo e sa ovviare agli infortuni, sono stati tanti. Milan completo secondo me è in grado assolutamente di lottare per lo scudetto, crociamo le dita perché non è di fare i pronostici, insomma ha dato atto all'allenatore di essere bravo a inventarsi soluzioni anche quando ci sono giocatori importantissimi fuori. Tra l'altro è vicinissimo al rinnovo Stefano Pioli, pensa che sia una buona notizia per il Milan, per dare continuità al progetto? Sì, quando vado via da un club, perché l'abbiamo ceduto eccetera, cerco di non dare consigli a nessuno e cerco di non dire nulla. Da tifoso del Milan io sarei contento se Pioli rinnovasse, perché ha fatto bene bene. Invece per quanto riguarda Donnarumma, dal suo punto di vista è stato un errore lasciare il Milan? Gigio è un amico, la sua famiglia sono amici, per cui mi avvalgo della facoltà di non rispondere. E invece se Kessié? Cosa ne pensa della situazione di Kessié?
Ma no, ma anche lì il calcio è cambiato. Il problema grande è che rispetto ad una volta il campionato italiano, che era un campionato di arrivo, adesso è un campionato di passaggio. Quindi i club italiani non possono offrire le cifre che offrono ad esempio i club inglesi ai calciatori, perché il fatturato della Premier League è di oltre 3 volte il fatturato del campionato italiano, cose che non succedevano 30-40 anni fa. E quindi è normale che un giocatore a fine contratto, soprattutto se straniero, abbia così interesse a giocare dove gli danno più soldi. È la realtà, bisogna prendere atto che sia un buon giocatore, speriamo che resti a Milan, ma insomma il calcio continua. La sorprende vedere Ibrahimovic a 40 anni dominare ancora in Serie A? No, non mi sorprende, perché Ibra è una forza della natura. Io sono andato a prenderlo a Barcellona addirittura nel 2010, quindi sono passati 11 anni, questo è il 12esimo coso. Ibra emana forza da ogni poro, quindi no, ovviamente non potevo sapere che sarebbe andato avanti a 40 anni e forse anche a 41, ma si capiva che avrebbe avuto una carriera comunque molto lunga. E cosa le direbbe se anche quest'anno volesse partecipare al Festival di Sanremo? L'importante è che partecipi al Festival del Gol del Milan, poi Sanremo è un addendum. Per Milano sarebbe fondamentale la costruzione del nuovo stadio, secondo lei? Secondo me assolutissimamente sì, non ci sono alternative, come è stato fatto in tante altre città, ci vuole un nuovo stadio e sempre secondo me lo stadio di San Siro, che ormai è una torta su 3 piani, non consente di diventare uno stadio, quindi a malincuore io sono dalla parte di chi vuole uno stadio nuovo, a malincuore non per lo stadio nuovo, per il destino finale di San Siro potrebbe anche rimanere. Io non ho mai detto, io credo che ci voglia uno stadio nuovo, punto. Poi cosa fare di San Siro? Si può trovare una soluzione, può anche rimanere lì, non succede niente. Possono fare concerti, possono fare che sono partite della nazionale, si possono fare cose, quindi io non sono necessariamente, non unisco il nuovo stadio alla demolizione di San Siro. Quello che penso io è che ci vuole assolutamente un nuovo stadio, punto, del Milan e dell'Inter, perché i nostri tifosi sono abituati da sempre a vedere giocare il Milan e l'Inter allo stesso stadio, non è come resto. Poi cosa farne del Meazza di San Siro è un altro ragionamento. Invece in Champions League questo Milan deve ancora magari riabituarsi, è diverso? No, io ero alla partita con l'Atletico Madrid, se avessimo vinto con l'Atletico Madrid cambiavo completamente il girone. Abbiamo giocato bene a Liverpool, con l'Atletico potevamo vincere, abbiamo perso, è girata male, non credo sia disabituato. Ultimissima su Balotelli, lei lo rivedrebbe bene in nazionale? Dipende da lui, mi hanno fatto questa domanda anche prima. Balotelli dipende da lui, Balotelli non dipende dal commissario tecnico o da nessun altro. Balotelli deve dimostrare, ha le capacità per dimostrare di essere centrato in nazionale, però si deve svegliare, deve lavorare, deve impegnarsi, cosa che non sempre ha fatto, e lo dico volendogli bene Mario Balotelli, che non ha fatto. Insomma, Mario Balotelli, se si fosse impegnato alla morte per tutta la sua carriera di calciatore, era un calciatore da pallone d'oro. Se c'ha voglia da qui a Marlo di lavorare tanto, Balotelli è il più forte centravanti che c'è in Italia, tecnicamente. Poi per esserlo bisogna fare tante cose. Grazie.